questo tavolo permanente che incontriamo per la prima volta e di cui siamo anche molto contenti. Voglio ringraziare le assessore del Comune di Piacenza anche per averci aiutato a organizzare questo appuntamento, ha la finalità di contribuire a un rafforzamento e a un sostegno delle reti territoriali e quindi di tutte le figure che sui territori possono concorrere con un apporto concreto e fattivo al contrasto alla violenza di genere, alla promozione della cultura delle parità. Noi come Regione abbiamo approvato un piano pluriennale per il contrasto alla violenza, la promozione delle pari opportunità, sosteniamo progetti attraverso i nostri bandi, abbiamo iniziato un lavoro di attuazione di questo piano che ci vede impegnati su vari fronti. Solo per citare alcuni dei progetti che sono già stati avviati e altri ne saranno avviati in futuro, penso al protocollo sottoscritto con l'Ufficio Scolastico Regionale che oggi ci darà la possibilità di avere un pacchetto di iniziative per la formazione dei formatori, quindi insegnanti delle scuole a partire da quelle superiori, corsi per mediatori e mediatrici culturali e ancora un sostegno importante al reddito di libertà. Pensiamo che le donne che escono dai percorsi di violenza, a partire naturalmente da una volontà di denunciare, di chiedere aiuto, abbiano bisogno di essere accompagnate. Quindi un'attenzione particolare all'autonomia economica, anche attraverso appunto il reddito di libertà, e all'autonomia abitativa, dopo l'accoglienza nelle case rifugio, un percorso che aiuti anche ad un'autonomia più stabile e duratura nel tempo. Queste sono solo alcune delle azioni, ma siamo qui soprattutto per metterci in ascolto e lavorare insieme ai territori. Chi fa parte di questo tavolo? Chi parteciperà a questo tavolo? Certamente le istituzioni locali, la rete dell'associazionismo, i centri antiviolenza fra questi, ma anche il mondo della scuola, le realtà associative più varie, penso alle associazioni, alle società sportive piuttosto che centri per l'impiego e anche naturalmente i rappresentanti delle forze dell'ordine, perché tutti insieme possiamo fare la differenza solo se c'è una forte condivisione degli obiettivi e un'azione condivisa che abbiamo bisogno di poter portare avanti giorno dopo giorno e su tutto il territorio.